San Francesco Saverio. Il regno di Cristo è vero ed esigente, tanto che è possibile nella vita ascoltare l'appello del re che chiama a combattere. La guerra si combatte anzitutto nello spirito dell'uomo e ognuno deve esercitarsi per saper rispondere e prendere parte alla santa battaglia. Poi il mondo intero diventa il campo in cui si schierano decisamente i compagni di Gesù. Così pensava nel 1522 il soldato convertito Ignazio di Loyola, componendo un testo di esercizi spirituali che avrebbe profondamente segnato la Chiesa nei secoli a venire. Allora egli immaginava che avrebbe combattuto la sua battaglia a servizio di Cristo direttamente a Gerusalemme, la città del re crocifisso, caduta in mano agli infedeli. Ed erano i tempi in cui i turchi, conquistata Rodi e cambiate in moschee tutte le chiese in un solo giorno, si dicevano sicuri di giungere ad espugnare la stessa Roma. E se a Oriente la minaccia era il turco, in Occidente era Lutero. Ma a fermare Ignazio e i suoi amici era proprio la Chiesa. L'Inquisizione aveva messo gli occhi sopra il suo libro di esercizi e Ignazio si era fatto anche qualche mese di prigione preventiva. La sentenza era stata quella temuta. A lui e ai suoi amici era proibito interessarsi di anime finché non avessero studiato di più, dato che non avevano studi di teologia. Così Ignazio comprese che egli per primo doveva cominciare ad obbedire. Per servire Cristo avrebbe dovuto rimettersi a studiare. A 37 anni, latino, logica, filosofia e teologia gli erano necessari per l'apostolato che si prefiggeva. Nel 1529, nel collegio di Santa Barbara iniziò filosofia e qui ebbe la sorte di dividere la camera con altri due studenti, uno originario della Savoia, Pietro Favre, e uno navarrino, Francesco Xavier. Lontani dal supporlo, erano tutti e tre incamminati alla santità. Il nuovo arrivato decise di conquistarseli. Pietro Favre non era difficile da modellare. Francesco, invece, era, secondo Ignazio, la più selvaggia pasta di uomo che gli fosse mai capitata tra le mani. Quando si vide capitare in camera Ignazio, quel piccolo spagnolo, già avanti negli anni, che ancora studiava e viveva d'elemosine, attorniato da amici originali come lui, Francesco sorrise di disprezzo. E per parecchio tempo seppe dimostrarglielo. Non lo incontrava mai senza prendersi gioco dei suoi progetti e senza mettere in ridicolo gli amici di Ignazio. Ignazio voleva guadagnarlo a Cristo, tanto più che proprio nel collegio di Santa Barbara viveva allora un altro studente di giurisprudenza che spargeva le sue idee protestanti e verso il quale Francesco provava qualche inclinazione. Si chiamava Giovanni Calvino. Ripetutamente Ignazio ricordava a quel difficile compagno di camera la tagliente parola di Gesù: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima. A Francesco sembrava un tarlo che gli erodeva la coscienza, finché si accorse che era invece lo Spirito Santo
che gli parlava per bocca di Ignazio. Negli anni a venire, Francesco non conoscerà frase evangelica più risolutoria di questa e sognerà di poterla proclamare anche in faccia ai re di questo mondo. In quei primi tempi, dunque, egli si lasciò lentamente penetrare dalla parola di Ignazio, fino a che si operò in lui una vera conversione, un nuovo orientamento del suo io, proprio in fatto di sogni, di desideri e di fervore. Quando il 15 agosto 1534 alcuni compagni si unirono ad Ignazio nella cappella sotterranea di Montmartre per fare voto di povertà, castità e obbedienza, Francesco era del gruppo. Poi, nelle successive vacanze, si immerse pienamente nel progetto della compagnia, sottoponendosi per 40 giorni agli esercizi spirituali, sotto la guida dello stesso Ignazio. Fu allora che Francesco acquistò quella totale disponibilità a lasciarsi usare da Gesù, suo Re e Signore, in ogni maniera e in ogni forma che a lui fossero piaciute. Disponibilità che Ignazio chiamava indifferenza, non nel senso di un apatico lasciar fare, ma nel senso sommamente contemplativo e attivo di chi non mette ostacolo alcuno a un disegno amato che lo sovrasta da ogni parte. Era il 1535. Ignazio aveva poco meno di 45 anni. Francesco ne aveva quasi 30 e altri 5 compagni li affiancavano. Nel 1537 tutti avevano completato gli studi, come stabilito, ed erano in procinto di radunarsi a Venezia per compiere assieme il loro voto di pellegrinare in Terra Santa. Qualcun altro si era aggiunto al gruppo e così Ignazio poteva contare su 9 fratelli nel Signore. A Venezia attesero a lungo l'opportunità di imbarcarsi e frattanto si misero a servizio di 2 ospedali della città, dove erano ricoverati gli incurabili, appestati di lue. Lo scopo era assolutamente nuovo: disporsi anticipatamente a tutti i disagi della missione, prepararsi ad affrontare pericoli, avversità, repulsioni, malattie, fame, freddo, calori intollerabili, interminabili nausee di mare, compagnie squallide e immorali, sfinimenti, incomprensioni, fallimenti. Se riusciamo a immaginare una missione come quella che toccherà Francesco Saverio nelle sterminate terre dell'India, condotta senza nessun sostegno e senza avere a disposizione nessuno di quei mezzi che oggi ci sembrano ovvi, riusciamo a capire un poco che tipo di uomini occorressero per l'impresa. I compagni vi si prepararono con la necessaria durezza verso se stessi, come ci si prepara a rischiare la vita. Dal Papa avevano intanto ottenuto il permesso di farsi ordinare sacerdoti. Ma la situazione era mutata e nessuna nave poteva più salpare. Venezia aveva dichiarato guerra al sultano di Costantinopoli. Fu così che gli amici di Ignazio, che proprio in questa occasione si attribuirono il nome di Compagnia di Gesù, si divisero per le città universitarie italiane di Padova, Ferrara, Bologna, Siena e Roma.
a Francesco toccò Bologna. Vi esercitò il ministero con tanta intensa carità che lo definirono uomo di molti desideri e di molta preghiera. Dopo un anno, riconoscendo nella persistente impossibilità di recarsi a Gerusalemme una divina indicazione, tutti si radunarono ai piedi del Papa per mettersi totalmente a sua disposizione. E Ignazio, che aveva aspettato a celebrare la sua prima messa perché voleva farlo a Betlemme, la celebrò a Santa Maria Maggiore, dove si conservava una reliquia del presepe. E poiché Roma, la loro nuova Gerusalemme, proprio in quell'inverno fu scossa da una terribile carestia, si diedero a curare orfani, poveri e moribondi, destando l'ammirazione del popolo e dei cardinali. All'inizio erano chiamati poveri preti di Cristo, o semplicemente apostoli. Quando tornò la calma, si diedero a sistemare le questioni della compagnia, anche da un punto di vista canonico. Ma ormai Francesco era già in mare e viaggiava verso le Indie. Il Papa aveva mandato i compagni nelle città universitarie per riformare la Chiesa, ma aveva ceduto al re del Portogallo, che chiedeva 4 gesuiti per le Indie. Ignazio, che allora aveva solo 10 confratelli, rispose al re che se gliene mandava 4, gliene sarebbero rimasti soltanto 6 per il resto del mondo, e quindi gliene poteva inviare al massimo 2. Gliene restavano 6 per il resto del mondo. E questa folle capacità di avere un piccolo seme e di pensare già in termini mondiali a rivelarci il carisma del fondatore. Ma i 2 che Ignazio designò per le Indie non riuscirono a partire. Uno si ammalò, l'altro fu fermato dal re a Lisbona. Così restò disponibile soltanto Francesco Saverio, che ricevette dal Papa il titolo di nunzio apostolico, rappresentante del pontefice verso tutti i principi e signori dell'oceano, delle province e terre delle Indie, di qua e di là del capo che si chiama di Buona Speranza e delle terre vicine. In pratica, gli era chiesto di prendere possesso di quasi tutta la quarta parte del mondo per la croce di suo figlio, ed era un uomo solo. La scelta sembrò casuale, ma tutti i compagni sapevano che era quello il più ardente desiderio del cuore di Francesco. Francesco, che morirà a 46 anni, avrà in tutto 10 anni di tempo, durante i quali realizzerà 3 missioni, missioni che richiederanno 2 anni ciascuna. Passerà in viaggio il resto del tempo, percorrendo spesso con mezzi di fortuna più di 100.000 chilometri. Circa 3 anni li passerà per mare e 1 viaggiando per terra. Sbarcò sulla spiaggia di Goa, capitale delle Indie portoghesi, nel maggio del 1542, dopo una navigazione durata più di un anno. Gli avevano raccomandato di viaggiare e presentarsi con tutte le comodità e con il seguito e le vesti dovuti al suo rango di nunzio pontificio. Rispose: intendo da me stesso lavarmi la biancheria, occuparmi del mio pentolino e servire gli altri, e con questo spero di non perdere di autorità. E subito fu sua decisione radicale quella di considerarsi missionario in azione
in ogni istante della sua vita. È importante comprendere bene il senso di questa espressione. Francesco non fu mai un missionario in attesa di raggiungere la sua postazione. Se ad esempio doveva restare in nave per un anno, quell'anno e quella nave e quei compagni di viaggio, anche se si trattava di marinai ubriaconi, pervertiti e bestemmiatori, erano la sua missione notte e giorno. Tutti coloro che lo attorniavano erano o i suoi fedeli o i suoi pagani, di cui si sentiva responsabile davanti a Dio. Si curava della catechesi, del rinnovamento morale, della preghiera. Preparava malati e morenti all'incontro con Dio, anche se doveva farlo quando era lui stesso febbricitante o in pericolo di vita. Lo stesso avveniva durante i lunghi viaggi per terra, nei villaggi dove sostava, con i viandanti che incontrava. Francesco non era mai in viaggio verso la sua missione, era sempre in missione. E se nella zona dove giungeva c'era un lebbrosario o una prigione o un ospedale, questi erano sua terra di missione, a costo di farsi un giaciglio di fortuna ai piedi del letto degli infermi. Organizzava scuole di catechismo per i principianti, anche se poi doveva raccogliere il suo pubblico suonando un campanello per le strade. Preparava celebrazioni e preghiere e si estenuava nell'amministrazione dei sacramenti, soprattutto nelle confessioni. Appena aveva un momento libero, era capace di farsi vedere nelle taverne o dove si giocava a dadi e a carte, e prendeva perfino parte al gioco, pur di conquistare qualcuno. L'espressione di San Paolo, «Mi sono fatto tutto a tutti», era per lui un programma di vita su cui non transigeva mai. Con i ricchi che lo disprezzavano, usava la tattica di autoinvitarsi a pranzo, e non si poteva dir di no a un nunzio pontificio, per quanto apparisse zotico e mal ridotto. E un pranzo gli bastava per affascinare i suoi ospiti. Non aveva certo dimenticato le sue nobili origini e la sua formazione parigina. Si sentiva inviato ugualmente ai pagani incolti e idolatri, ai poveri schiavi senza speranza, ai ricchi e potenti musulmani e ai cattolici portoghesi che lo facevano arrossire per la loro indegna condotta e per la terribile controtestimonianza che opponevano alla sua predicazione. Il suo primo territorio di missione, in senso proprio, fu nell'estremità meridionale della penisola indiana, tra pescatori di perle, gente umile e sempre sfruttata, costantemente depredata da governanti cristiani e da pirati musulmani. Giunse tra di loro con un bagaglio che consisteva in un breviario, alcuni paramenti sacri e un paio di stivali. La maggior parte di quei poveretti di cristiano aveva solo il battesimo, che era stato loro impartito anni prima da alcuni sacerdoti portoghesi. Francesco non comprendeva la loro lingua. Aveva sì degli interpreti incerti, ma si accorse che la trasmissione era più di danno che di aiuto. E così si fece preparare una traduzione scritta delle principali preghiere e formule di catechismo. Dicono che Dio gli desse a volte la grazia di capire e farsi capire, al di là delle insufficienze linguistiche. Certo è che egli stesso disse: «I poveri mi fanno capire senza interpreti i loro bisogni,
e io vedendoli li capisco senza interpreti. Per le cose più importanti non ho bisogno di interpreti. Le sofferenze erano quelle previste, anzi più gravi ancora. A volte gli toccava attraversare mari di fango, a volte affondava nella neve, altre volte percorreva terreni infuocati, sopportando privazioni e pericoli d'ogni genere. Quando non doveva affrontare briganti, predatori, pirati, cannibali, c'erano le bestie selvagge e i serpenti velenosi. E in certi casi ci si metteva anche il demonio. E c'era poi la pena continua di non poter mai comunicare agevolmente e quel dover imparare sempre nuove lingue e dialetti, sentendosi sempre come un bambino che deve cominciare tutto da capo. E ancora lo attanagliava un persistente senso di inutilità. Quante giornate in cui si doveva restare immobili per il capriccio dei venti o si era squassati da immani tempeste. Mesi in preda a un continuo mal di mare, mesi in attesa che giungesse un vascello o che ne partisse uno. Se Francesco voleva fare un po' di conti, si accorgeva che un giorno su due della sua vita era praticamente inutile, affidato al caso. Ma quando una giornata si annunciava vuota o perduta, egli si diceva: inutile angustiarsi, il Signore vuole questa giornata tutta per sé, e la passava in preghiera. Quando invece era sopraffatto dal lavoro, pregava la notte per lunghe ore. Gli riusciva quello che riesce soltanto ai santi. La sua preghiera notturna diventava il suo sonno, e il suo sonno diventava preghiera notturna. Dicevano di lui che durante il giorno apparteneva totalmente agli uomini, la notte apparteneva totalmente a Dio. Passava dunque gran parte della notte in preghiera, e quegli indigeni che faticavano a capire le idee capivano quanto dovesse essere bella e profonda quella preghiera estatica in cui lo sorprendevano quando a volte lo spiavano attraverso le fessure della sua capanna. Gli chiedevano allora di pregare soprattutto sui malati e attendevano la guarigione. Dio spesso si commuoveva e i miracoli accadevano con magnificenza e abbondanza. Intanto Dio gli maturava nell'anima una comprensione nuova di che cosa fosse nella Chiesa il mistero dell'unità e della comunione. Era quasi sempre solo. All'inizio aveva contato sulla corrispondenza e si era quasi affidato a quest'ultimo legame che gli era rimasto. Le prime lettere che egli ricevette furono quasi le ultime, e Francesco se le strinse al cuore anche fisicamente per non dimenticarvi mai, scriverà il 10 maggio 1546, per conservare di voi un ricordo continuo e speciale, per mio grande conforto, fratelli miei carissimi, sappiate che ho ritagliato i vostri nomi dalle lettere da voi spedite, i nomi scritti dalle vostre stesse mani, e li ho uniti ai voti della mia professione. Per la consolazione che ne provo, li porto sempre su di me. Si firmava il vostro fratello e figlio più piccolo. Dopo 4 anni lo raggiunse finalmente una lettera di Ignazio. La lesse in ginocchio e rispose: «Mio vero padre, tra le tante consolanti e sante parole contenute nella lettera, ho letto queste ultime. Tutto vostro,
senza che mai io possa dimenticarvi, Ignazio. Queste parole le ho lette con le lacrime e con le lacrime le scrivo. Dopo la morte di Francesco, in un sacchetto che egli portava sempre attaccato al collo, i confratelli trovarono i ritagli delle loro firme e quella di Ignazio e la formula della professione religiosa. Ed anche questa è una novità assoluta nell'assimilazione del mistero cristiano. La Chiesa conosce da sempre l'esperienza eremitica e monastica, nella quale alcuni cristiani restano immobili e solitari nel suo cuore, e tuttavia raggiungono gli estremi confini della terra ed entrano in comunione con tutti i popoli. Così è successo alla carmelitana Teresa di Lisieux. E conosce anche l'esperienza missionaria, nella quale altri cristiani si disperdono fisicamente in tutte le contrade del mondo ed entrano in contatto con tutte le genti, e tuttavia vivono in una assoluta ed eremitica solitudine contemplativa con loro Dio. E così accadde appunto al nostro Francesco Saverio. Per questo Teresa e Francesco sono ambedue patroni delle missioni e potrebbero essere ugualmente bene ambedue patroni della vita contemplativa. Dopo un soggiorno di 2 anni tra i pescatori di perle, detti paravi, Francesco passò all'altra costa, quasi interamente abitata da pirati, dove battezzò più di 10.000 persone in un mese. Il metodo che egli usava era senz'altro sbrigativo e agli occhi nostri non molto dialogico. Il battesimo era preceduto da una sola lunga catechesi sulle principali verità della fede e di morale e dall'insegnamento delle preghiere fondamentali. Seguiva quindi l'assegnazione del nuovo nome e la cura di bruciare pagode e idoli. Solo in seguito Francesco si preoccupava che venissero inviati altri missionari per la normale e paziente costruzione e conduzione delle comunità cristiane. Molto discutibile quanto si vuole, resta il fatto che le cristianità fondate da Saverio sono quelle rimaste più tenacemente attaccate per secoli al cristianesimo, in condizioni quasi impossibili. Dicono che ai tempi della conquista olandese, verso il 1650, i ministri protestanti provarono a staccare quelle popolazioni dal cattolicesimo, ma che il re dei Paravi li fermò subito, dicendo loro: «Cominciate a fare tra noi tanti miracoli quanti ne fece il Santo Padre Francesco, e poi vedremo». Gli avevano detto che il giapponese era un popolo saggio, tanto che la dimora del re era circondata di università, disponibile naturalmente alla fede cristiana e in attesa solo d'essere evangelizzato. Gli avevano raccontato che in quella terra esistevano monaci simili a quelli cristiani e che c'erano perfino degli idoli che somigliavano ai nostri santi. Decise dunque di tentare la santa avventura. Non gli sfuggivano certo i pericoli a cui andava incontro, ma ormai Francesco aveva un solo criterio d'azione: quello che un tempo lo stesso Ignazio gli aveva raccomandato. Coloro che vogliono appartenere alla nostra compagnia devono allontanare da sé tutti i timori che impediscono loro di avere fede, speranza e fiducia in Dio. La fiducia è la tipica carità dell'Apostolo. Si imbarcò su una giunca cinese, comandata da un certo pirata,
un idolatra che continuava a offrire sacrifici ai suoi idoli e si muoveva secondo i loro strani responsi. A Francesco sembrava d'essere in balia di Satana, ma nonostante tutto Dio gli concesse di sbarcare a Kagoshima, un villaggio molto a sud, ma era del tutto impotente. Per comunicare doveva affidarsi a un neofita giapponese che si era portato dietro dall'India con l'aiuto di un piccolo e discutibile catechismo che erano riusciti a tradurre assieme in quella strana lingua. I bonzi ai quali si rivolgevano erano cortesi e insieme ironici e si irritarono quando Francesco cominciò a rinfacciare loro le ipocrisie e i vizi in cui molti erano immersi dietro una facciata di devozione. Le conversazioni erano rare e difficili. Francesco insisteva per raggiungere la capitale e incontrare l'imperatore, ma il signore del luogo temporeggiava, cercando il modo di servirsi di quegli stranieri. Le schermaglie durarono un anno. Finalmente Francesco e il catechista riuscirono a partire per la grande città di Yamaguchi. Ma anche qui la loro predicazione, soprattutto quella in tema di moralità, Francesco spiegava ai giapponesi che certi vizi molto diffusi in quelle terre li rendevano più sporchi del maiale e peggiori dei cani. Non era destinata a renderli popolari. Riuscirono a raggiungere la capitale, ma non l'imperatore, perché era tempo di disordini, rivoluzioni e congiure, e l'imperatore, vecchio e incapace, era asserragliato nel suo palazzo in rovina. Tornò a Yamaguchi e poiché aveva capito che i giapponesi disprezzavano messaggeri che si presentavano poveramente conciati, si fece arrivare dall'India vesti e doni principeschi, tra cui un orologio che suonava le ore, un archibugio, una spinetta a corde, alcuni occhiali. Si presentò in abiti da seta, come un grave e saggio ambasciatore, col palanchino e scorta. Tra l'altro Francesco comprese che non poteva limitarsi a parlare di fede e di morale e cominciò a sfoderare tutta la sua antica cultura parigina, discutendo anche di comete, di fenomeni celesti, di saggezza. E vennero le prime conversioni, poche ma fruttuose. Tuttavia capì che l'impresa era più ardua di quanto non avesse immaginato. Ci volevano missionari che fossero anche maestri in arte, filosofia e scienze, e soprattutto bisognava spingersi più lontano ancora, cioè bisognava partire dalla Cina. I giapponesi, culturalmente dipendenti da quell'antico impero, alle verità annunciate da Francesco obiettavano: «Se quel che tu dici è vero, come mai in Cina non ne sanno nulla?» E decise, conseguentemente, di organizzare una missione in Cina. Tornò in India e qui lo raggiunse la notizia che Ignazio l'aveva nominato superiore provinciale della nuova provincia indiana della compagnia. Restò a Goa solo 3 mesi. Prese le prime importanti decisioni, designò un vice provinciale, poi ripartì, convinto che il compito primo di un superiore è quello di rendersi conto personalmente delle situazioni più difficili. Per preparare il viaggio in Cina, in forma di ambasciata del re del Portogallo, e per vincere ogni resistenza, fece uso per la prima volta di tutti i suoi poteri di nunzio pontificio. Riuscì solo a farsi sbarcare privatamente nell'isoletta di San Cian, a poca distanza da Canton, terra di contrabbando,
con la compagnia di un servo malabarese e un ragazzo cinese convertito, Antonio, che avrebbe dovuto fargli da interprete. Era inverno, i mercanti disertavano l'isola e Francesco non poteva più contare sull'aiuto di nessuno, ma aspettava ancora un mercante cinese che gli aveva promesso di farsi vivo per il 19 novembre di quel 1552. Nell'ultima lettera, scritta da Saverio sull'isola, in un postscriptum, si legge: aspetto ogni giorno un cinese che deve venire da Canton a prendermi. Francesco se ne stava nella sua capanna di paglia, contemplando alternativamente l'orizzonte lontano e un crocifisso che gli avevano messo accanto. Quando la data fissata passò, senza che nessuna barca comparisse all'orizzonte, egli, stremato dalla fame e dal freddo e tutto solo, capì che la morte era ormai vicina. Sulle sue labbra tornavano le preghiere che aveva imparato da fanciullo e che di nuovo recitava nella sua lingua materna. E forse, mentre era tanto solo e già morente, ripensò a quel sogno che aveva a volte accarezzato: percorrere le aule delle università d'Europa e chiamare infuocatamente alla missione tutti quei giovani studenti e professori che avevano più scienza che carità. Aveva sognato un popolo di giovani universitari, capaci di accogliere l'invito di Cristo e di rispondergli animosamente: mandami dove vuoi, magari anche in India. Invece pochi sentivano quel fuoco che ardeva nelle sue povere ossa malate. Morì così, tutto proteso a una missione immensa che non aveva potuto nemmeno cominciare, il 3 dicembre 1552. Ma su quella sponda abbandonata già batteva il cuore della Chiesa.